Voluto questa serata anche un po' per riaprire le porte del villaggio delle Ginestre, che a causa della pandemia per 2 anni è rimasto praticamente chiuso al pubblico, e questa ci è sembrata un'occasione molto favorevole per riaprire appunto le porte del villaggio e per offrire alle nostre ospiti una serata diversa, una serata di musica, una serata in allegria. Le vere protagoniste di questa serata sono loro, che sono un po' il fulcro e il motore di tutta l'attività di questo centro. Ricordiamo il centro, come nasce, cosa fa, che tipo di struttura è, di riferimento anche per il territorio. Sì, il centro nasce 50 anni fa in territorio recanatese, è gestito dalle suore dell'opera Don Guanella. Don Guanella è un sacerdote lombardo vissuto tra la metà dell'Ottocento e i primi del Novecento, sempre in prima linea per dare voce a chi non aveva voce, e diciamo che noi, sue figlie spirituali, portiamo avanti questa missione, in particolare a Recanati, accogliendo appunto ragazze disabili, sia a regime residenziale che a regime diurno, alle quali cerchiamo di riproporre uno stile di famiglia, uno stile accogliente che permetta loro di esprimersi e di manifestare tutte le loro potenzialità. E diciamo che l'obiettivo che ci poniamo è proprio questo, la riabilitazione intesa proprio come espressione delle capacità e delle potenzialità di ciascuno. Una serata di musica dedicata alla solidarietà per questo centro. È una serata molto importante perché segna un po' per loro anche la fine di un periodo molto difficile come è stato quello della pandemia, e segna in pratica il ritorno alla libertà anche per loro, e quindi questa sera la festa è tutta per queste ragazze che hanno sopportato e subito le conseguenze di questa situazione in maniera molto significativa. E in più un messaggio anche di apertura di questa realtà, perché questa sera lanceremo questo progetto di collaborazione tra le diverse realtà del territorio, cioè il villaggio delle Ginestre, la cooperativa La Ragnatela e la cooperativa Terra e Vita, che insieme stringono un patto di collaborazione e di solidarietà e si proiettano al futuro, cioè lanciando un'associazione che le vede tutte insieme per creare un'attenzione intorno al problema dell'handicap, intorno al problema di queste strutture che nel corso di alcuni decenni hanno qui operato e hanno portato un sollievo alle persone che ne avevano maggiormente bisogno. E lo facciamo ringraziando l'orchestra, perché questa orchestra che ha fatto questa scelta importante di raccogliere le professionalità e le passioni di tutti i musicisti e metterle al servizio di chi è più debole, di chi ha più bisogno, credo sia stata una scelta importante e coraggiosa. Io ho assistito ai loro appuntamenti già diverse volte, però qui appena gli ho detto di fare una serata qui l'hanno accolto con grande entusiasmo, dando questo segnale di disponibilità, e questo messaggio che vale per l'intero panorama provinciale e regionale, perché poi questa orchestra si è affermata al di là anche dei confini regionali, perché questo loro comportamento e questa loro missione mi sembra particolarmente importante in un momento anche difficile come quello che stiamo attraversando. E anche da qui speriamo, ecco, nasca il messaggio di solidarietà e anche di pace in qualche maniera, perché all'emergenza pandemia che ancora resiste, ma speriamo insomma in qualche maniera di poterla superare. Se non superiamo quest'altra emergenza, che andremo incontro come Europa, ma come mondo intero, a momenti di difficoltà che invece debbono essere superati, perché soprattutto quelli più fragili sentono le conseguenze di queste situazioni. Thank you.
una serata che unisce musica e solidarietà, ma anche realtà di recanati che vivono, si impegnano per la disabilità. Qual è l'importanza di questa serata e qual è anche l'impegno della vostra associazione? Noi anzitutto è un'associazione mai che esiste da 40 anni e passa, è nata cioè all'inizio è stato fatto è partita un'idea dalla parte del villaggio delle Ginestre, da lì poi noi siamo cresciuti a sé. Ora abbiamo 35 ragazzi disabili, i quali svolgono attività lavorativa e oltre a questo qui anche un'attività ricreativa. La nostra è una cooperativa sociale per aiutare gli altri, tutto qua. Quindi questa serata ha anche l'obiettivo di unire musica e solidarietà per fare dei progetti insieme? Esatto, è nato, c'è questo connubio tra terra e vita e la Ragnatela e il villaggio delle Ginestre, che però ancora tutto deve partire, è un inizio, poi piano piano vedremo il da farsi, perché tanto l'unione fa la forza e pertanto possiamo concretizzare dei progetti tanto da aiutare di più questi ragazzi, tutto qua. Anche la cooperativa Terra e Vita presente questa sera in un progetto che unisce musica e solidarietà insieme all'impegno quotidiano che voi portate avanti ogni giorno con questi ragazzi. Ma sai, questa iniziativa più che altro serve per fare in modo che la gente si ricordi che ci siamo tutto lì, perché questa pandemia è diventata, insomma, siamo rimasti un po' isolati. Che dico che va molto bene fare queste cose, perché serve a far la gente avvicinare anche con un modo gioioso, perché siccome stiamo sempre a lamentarci, cioè chiede, così magari mette un po' d'allegria, tira un pochettino, avvicina più le persone. Il presidente Gianni Silvi dell'Orchestra di Fiati insieme per gli altri. Ancora una tappa dove solidarietà e musica si uniscono e questa è la mission di questa orchestra. Eh sì, siamo nati proprio per la solidarietà, quindi l'idea è nata da tre o quattro persone, che sia a me, Francesco Di Mauro e Dario Matteucci, è nata l'idea e da lì siamo partiti più per scherzo che per fare, e da lì siamo andati, abbiamo fatto quasi 80 concerti, quindi in giro per le Marche, siamo andati ad Amatrice, siamo andati alle Terme di Poario e faremo anche altre trasferte, quindi abbiamo fatto un CD dove dedichiamo il ricavato alla Lega del Filo d'Oro e continuiamo così, la gente ci segue e vediamo di fare delle grandi cose. Un sostegno concreto grazie anche al vostro impegno. Questa è la mission che appunto ha catturato molti di noi, nel senso chi per un verso, chi per un altro, io sono un cantante lirico, c'è cioè chi ha fatto il professionista in orchestra e via discorrendo, però ecco, Francesco Di Mauro ci ha veramente catturato con questa proposta, che è come se fosse arrivato il momento di restituire un po' quello che noi abbiamo dato tutti quanti.